Era il Natale di tanti anni fa. Andavo in seconda o in terza elementare al massimo, perché poi avrei traslocato insieme ai miei genitori in quella che sarebbe stata poi la casa in cui ho abitato per più tempo insieme a loro, mentre quella prima era la casa in cui ero effettivamente nato e cresciuto per i miei primi anni di vita. E in quegli anni i Transformers venivano ancora venduti in Italia con il nome Transformer, un marchio che era stato inventato dalla GIG ancora prima della Hasbro, prima che nascessero i Transformers per come li conosciamo, con anche poi il cartone animato e tutto quello che è seguito. Da noi c'erano già delle pubblicità incredibili sul topolino, bellissime, con questi mezzi esposti in versione sia trasformata robot sia in versione automobile, tutti uno davanti all'altro a raggiera. C'era questa doppia pagina che sicuramente molti di voi ricorderanno, che mi faceva davvero sognare. E in quegli anni quindi poteva capitare di ricevere un Transformer che mi fu regalato per questo Natale, che vi sto dicendo, tra la seconda e la terza elementare, dei miei genitori. Ho parlato di questa storia bellissima, non del mio Transformer, ma dei Transformers, insieme a una bellissima persona che è Marco Salerno, nella serie Collezioni da Urlo, la serie dove già potrete trovare qui sul canale YouTube tanti video ricaricati delle dirette che originariamente sono su Twitch, quindi ancora quella con Marco qui non è stata ricaricata, ma con Marco sicuramente torneremo in diretta ad approfondire anche tante altre cose legate, fra l'altro non soltanto i Transformers, perché lui è un grande collezionista, ma soprattutto un grande esperto e poi anche effettivamente una gran bella persona. Già questa cosa si percepiva fin da subito. E non è il fatto che siamo nati nella stessa città che può accomunarci e renderci poi così in sintonia su alcune cose. Sicuramente a pelle si capisce subito quando una persona è disponibile, è carina e soprattutto è appassionata, perché prima ancora di fare la diretta abbiamo speso un sacco di parole, nonostante il suo e il mio lavoro, proprio entusiasmandoci di piccoli dettagli, di piccole cose, e anche molto disponibile in questo senso. Questo è stato il mio primo Transformer, ma in realtà io non ce l'avevo più. Quindi cos'è questo? Un fantasma, uno zombie reincarnato? Adesso ve lo spiego subito. Mi fu regalato, come ho detto, tra la seconda e la terza elementare, ed ero abbastanza piccolo. È l'unico giocattolo che io ho davvero massacrato e che non è resistito agli anni, perché poi tutti gli altri, perché da qui poi nacque tutto per me, anche la passione per questo brand, che è quello che io ho più coltivato da bambino finché potevo. Non ho tanti Transformers, però li ho tenuti tutti, li ho conservati tutti e li ho ancora tutti bene, non dico al massimo proprio della cura, però sono abbastanza sani. In un altro mi mancava un pezzettino, ma adesso vi dirò che fine ha fatto. Quindi storia incredibile, cartone fantastico, questo è stato massacrato. Contate che non solo si è proprio distrutto, ma io l'avevo proprio dipinto con l'Uniposca dorato, che era un altro di quegli strumenti che noi da bambini all'epoca trovavamo affascinanti perché erano appena usciti, era proprio tutto dato, fra l'altro me lo ricordavo molto più grande, ovviamente, non avendo tra le mani da tanti anni, da veramente tanti anni, pensavo fosse molto più grande degli altri Transformers che invece ho ancora, che mi sembrano quelli più piccolini. Fatto sta che è di conseguenza stato l'unico giocattolo che io abbia anche buttato. Chissà quanti anni fa, non mi ricordo neanche questo. Parlando con Marco, dopo aver cercato, devo dire, questo giocattolo, essendomi reso conto che, essendo uno dei primissimi, era un po' fuori dalla mia portata, perché anche in una condizione super loose, come può essere questo, per loose si intende un giocattolo senza scatola, usato, quindi con tutti i difetti dell'essere usato, con magari degli adesivi che mancano, però comunque integro in effetti. Insomma, vedevo che queste quotazioni erano
un pochino fuori di testa secondo i miei parametri. Ho chiesto a Marco, ho chiesto, ma senti, magari tu hai altri canali, conosci posti al di fuori di quelli che conosco io, dove si può acquistare un loose di questo Transformer a un prezzo contenuto. Lui non mi ha risposto per qualche giorno, era ancora a Palermo in quei giorni, proprio quando abbiamo fatto la diretta, ha scavato un po' tra i suoi loose e mi ha fatto avere questo. Ed è una cosa bellissima. È una cosa bellissima. Io sto facendo questo video non solo per ringraziarlo pubblicamente, ma anche perché questo canale, che non cresce tantissimo, ma siamo una piccola famiglia, potremmo dire così, no? Sicuramente mi comporta tanto stress, spesso e volentieri, tanto tempo che utilizzo e che mi chiedo, ma perché non lo dedico al mio lavoro? E vedrete anche, che ovviamente avrete notato, che in proporzione è un po' meno il tempo che riesco a dedicare al canale anche per questo, ma è chiaro che voglio benissimo al canale, altrimenti non continuerò a fare dei video. E poi succedono cose come queste, che ci vedi. Questa passione, che è quella che mi porta a continuare ad andare avanti con il canale, a sentirmi con molti di voi anche all'interno della community di Memory 8-bit su Telegram e non solo. Quindi Marco mi ha regalato questo. E quindi io lo trasformo adesso in diretta. Guardate che bello. Poi questo rosso qui del corpo è proprio la cosa che più in assoluto mi fa veramente tornare indietro nel tempo, perché poi esistono delle varianti, ovviamente di questo non era proprio questa, la macchina della polizia, quella che io cercavo. Così si tira così, questi, questa parte qua, ecco, sono sicuro di avere perso un piede in quello mio originale nel tempo. È un po' duretto da tirar fuori, ma ce la si fa, ecco qua. Comunque ci sono tutti i pezzi qui. Poi si allargano le gambe un po' inutilmente, perché in realtà serve molto poco questa cosa. Non sono mobili. Si tirano fuori le braccia. E poi, chiaramente, la cosa più bella è togliere questa parte qui, piegare il corpo qua, praticamente il petto diventa, cioè quella che è la punta della macchina, e tira fuori la testa. Questo si piazza qui davanti, si poggia in questo modo qua dietro. Le braccia invece sono mobili. Che meraviglia! Se non è una memoria 8-bit questa. Natale. Ah no, ma poi si tirano fuori pure questi. Ecco. I pugnetti. Natale di 1000 anni fa. Qual è stato il vostro primo Transformers o Transformer, nel caso in cui si stia parlando di questo stesso brand? E qual è stato il vostro primo giocattolo di cui avete un po' perso le tracce? Perché questo qui proprio veramente mi fa esplodere il cervello di ricordi. La stessa scatola, ovviamente ricordo benissimo, ma sicuramente non si può pretendere di avere quella a queste condizioni. Marco, grazie, è una cosa pazzesca. Guardate che bello. Poi c'è anche scritto Diaclone, ancora con l'adesivo qui appiccicato. Ma che meraviglia. Guardate che bello. Che rosso bellissimo. Un rosso bellissimo, ritrasformiamolo. Fatemi sapere qual è stato il vostro primo giocattolo, se lo avete ancora. Magari si potrebbe anche fare che, se lo avete ancora, fate una bella foto e pubblicatela sul gruppo di Memory 8-bit su Facebook. Facciamo una raccoltina di foto così. Vediamo chi di voi aderisce a questa iniziativa. Vi aspetto, che la forza di Grayskull sia con voi.